Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi vogliamo affrontare con voi un incontro particolare avvenuto negli anni 30 tra Padre Pio e un suo confratello. Vogliamo raccontarvi la testimonianza di Padre Aurelio Di Iorio da Sant'Elia a Pianisi. È stato un alunno, lui racconta, del santo e ci avviciniamo alla cappella, la cappellina interna del convento, il Sacellum. In questo luogo, ecco, ce lo ricorda questa targhetta dove ci sono annotate due date, ovvero l'11 giugno del 1931 e il 16 luglio del 1933. È stato il periodo completo della segregazione di Padre Pio. Ecco, Padre Pio in questo luogo è stato segregato, non poteva incontrare nessuno, il Santo Ufficio gli aveva proibito di confessare le persone che giungevano qui, gli aveva proibito di celebrare la Santa Messa in pubblico, quindi lui aveva una giornata tutta particolare all'interno delle mura del convento, senza incontrare nessuno, un vero e proprio segregato. C'è una sua figlia spirituale che racconta. In quel periodo, in quei 2 anni, noi andavamo a San Giovanni Rotondo solo ed esclusivamente per poter percepire la sua tosse sul coro, perché Padre Pio andava in coro e andava a pregare da solo, non poteva incontrare nessuno. La testimonianza di Padre Aurelio Di Iorio da Sant'Elia a Pianisi è quella persona di cui si parla negli atti, quando si legge che c'era un inserviente che doveva, ecco, servire la messa a Padre Pio, oppure doveva tirare la porta e lasciarlo da solo qui. Ecco, questo inserviente era proprio Padre Aurelio Di Iorio da Sant'Elia a Pianisi, che racconta: sono stato accanto a Padre Pio quando gli ordini dall'alto, arrivarono. Visse una vita segregata, senza che potesse avvicinare ed essere avvicinato da gente strana. Ero in quel tempo la guardia di Padre Pio, l'inserviente di cui si parla. Al mattino gli servivo la Santa Messa, celebrata a porte chiuse, nella cappellina del convento. Nel pomeriggio avevo l'incarico di preparargli un bicchierone d'acqua fresca mista al limone. Si tratteneva nella vecchia biblioteca del convento, sempre assorto nella preghiera, nella lettura dei santi, nello studio della Sacra Scrittura. E poi andava in coro a pregare. Mi era grato di tutte queste attenzioni, ma mai gli uscì dalla bocca un lamento per il trattamento duro a cui era sottoposto. Non sapevo del mistero, anche perché ultimo della comunità, non mi veniva detto nulla, o né tantomeno mi venivano rivelate le disposizioni del Santo Uffizio. Mai una parola irriverente verso coloro che gli avevano reso questa vita come un recluso. Si mostrava quasi sempre confortato e, per non farmi impressionare, mi rileggeva qualche capitolo della storia dei papi, del Pastor. Parecchie volte lo ritrovavo con le lacrime agli occhi. Gli domandavo del perché di queste sofferenze, allorché mai una parola amara per la condanna ricevuta. Qualche volta mi ha mormorato tra i denti: è una prova che passerà. Avendo poi conosciuto dagli estranei il vero motivo della sua segregazione, ero io che dicevo male dei condannatori, ma lui mi riprendeva, ma mi riprendeva dolcemente: dobbiamo vedere nei superiori sempre la volontà del Signore.